Ansel, come Ansel Adams, nuovo software di ritocco fotografico. Prego, sigla che poi ne parliamo. Oh, ben ritrovati amici nella cucina dell'informatica. È sempre un piacere avervi ospiti nel mio canale. Oggi parliamo di, anzi, più che parliamo, presentiamo a grandi linee con lo spannometro, alcune cosette. Ansel come Ansel Adams, il grande fotografo. Allora, che cos'è Ansel? Ansel è un software di ritocco fotografico, quindi per modificare o migliorare le nostre fotografie fatte con le nostre bellissime macchine digitali, e nasce da una costola di Darktable, perché Darktable è un po' ormai alla deriva, viene portato avanti con singhiozzo praticamente. Allora, un programmatore ha deciso: ci penso io. Ha preso Darktable e lo ha alleggerito, lo ha migliorato in alcune cose e lo ha riproposto col nome Ansel X Darktable. Bene, ora vediamo come si scarica, come si installa e alcune cosette giusto per far vedere come funziona, anche perché devo impararlo pure io, eh. Comunque, chiedo alla regia di mandare in onda il filmato, la registrazione, così vediamo come si scarica, installa e si usa. Qualche cosetta, Ansel. Prego, regia, vai pure. Ok. Andiamo sul nostro Firefox e andiamo a cercare il nostro software. Scriviamo Ansel Photo Software. Eccolo qui, l'ho già trovato Google. Andiamo sul suo sito. Cerchiamo ora l'installazione per Windows, che dice anche per altri sistemi, per Linux. E lo scarichiamo, lo salviamo. Benissimo. Ora aspettiamo che venga scaricato. Andiamo nella cartella dei download. E estraiamo dal file compresso il nostro software. Ok, velocissimo. Poi lo eseguiamo. Quindi facciamo l'installazione che è molto veloce. Avanti, va bene, avanti, avanti. Ok, installa. Non ci mette molto, a meno non dovrebbe. Massimo 15-20 secondi, secondo il computer. Ed eccolo qua, installato. Ora andiamo ad eseguirlo. Eccolo qua, Ansel. Purtroppo non crea un'icona sul desktop. Bene, vediamo cosa fare. Io ho già preparato una cartella con una foto da editare. Eccola, andiamo a prendere. Dunque, questa qua è la foto dove voglio schiarire le ombre. A differenza di Darktable non ha proprio una voce ombre, però prima delle ombre voglio fare un'altra cosa. Voglio vedere come se la cava a modificare la distorsione dell'obiettivo. Quindi ridò la mia macchina fotografica Panasonic G100, gli dico qual è il mio obiettivo, è un Tamron. Ok, avete visto come ha modificato la distorsione? Adesso lo spegniamo un attimo, azzeriamo i parametri e li riapplichiamo, giusto per far vedere come si fa. Allora, correzione obiettivo, ci siamo già. Riprendiamo la macchina fotografica, la marca Panasonic, modello G100, obiettivo Tamron ha fatto solo un obiettivo per micro 4 terzi. Avete visto come ha modificato? Allora facciamo accendi e spegni di questa opzione e vediamo come Ansel ha modificato la distorsione dell'obiettivo. Bene. Ok, ora andiamo a cercare di schiarire le ombre. Non ha più come Darktable la funzione proprio per la gestione delle ombre, per cui bisogna andare in bilanciamento colore RGB e vediamo un po' di schiarirle. Utilizziamo il gradiente percettivo di brillantezza e andiamo a cercare di schiarire le ombre. Ecco, spostiamo lo slide e quando rilasciamo il click, il tasto sinistro applica la correzione. Come vedete, ha schiarito le ombre. Diamo un po' più di brillantezza, se proprio ci piace. E quindi Ansel ci ha modificato sia la correzione dell'obiettivo, a cui possiamo anche vedere i passi che ha fatto: correzione obiettivo e bilanciamento colore RGB. Ok,
A questo punto possiamo esportare la foto modificata. Io ho già preparato una cartella che si chiama Ansel e diamo esporta. Selezioniamo la cartella, già fatto. E riprendiamo il pannellino. Via! Esporta. E sta esportando una immagine. Bene, ora andiamo a vedere la differenza tra prima e dopo. Andiamo alle nostre immagini. Ecco, questa è la foto com'era prima della passata sotto Ansel e qui è come dopo averla modificata con Ansel. Ecco qua, così mettiamo le un po' più vicine. Prima e dopo. Vedete come è schiarito alcune parti che il sensore, benché fosse buio, ha comunque fotografato, ha ripreso anche le parti scure. E quindi grazie a questo software Ansel possiamo modificare e schiarire le ombre. Bene, così abbiamo visto come si scarica, installa e si utilizza, giusto qualche cosetta per capire come anche l'interfaccia grafica di Ansel, molto simile a Darktable. Quindi chi già ha usato Darktable più o meno saprà barcamenarsi anche con Ansel. Ok? Comunque faremo altri video, vedremo un po' come si usa, come si possono fare alcuni miglioramenti alle nostre fotografie grazie ad Ansel. Ok? Allora, appuntamento ai prossimi video con Ansel. See you soon.